grande arcobaleno qua al Maracanã. Buonasera, benvenuti al Maracanã, siamo ancora qui, è finita anche Everton-Tottenham, il grande derby che tanto sentito dal presidentissimo Giovanni Ruggero, è finita con un risultato 8-2 rotondo, abbastanza rotondo, è finita con una grandissima prestazione di un giocatore che non si possiamo nominare come al solito, il vostro bomber, capocannoniere anche di questo torneo, ha fatto 7 reti se non erro. 6 reti, ma una migliore in campo questa sera, ha parlato anche un rigore, Marco Ciavoli preso dall'Inter, che prova di Ciavoli, forse la migliore da quando è iniziato quest'anno il trofeo. Sì, grazie Marco, sì, è stata senz'altro la migliore partita da quando abbiamo iniziato il torneo, soprattutto però voglio sottolineare la grande prestazione della squadra, perché oggi c'erano diverse defezioni, mancavano i vari Addeo, Brancato, Piscitelli, quindi veramente è stata una grande partita. Poi vorrei sottolineare l'esordio di Trinchese, un altro ragazzino, anche perché soprattutto noi abbiamo una squadra composta da quasi tutti under, quindi è una soddisfazione e siamo contenti di questo risultato. Quindi questo Everton fa sul serio, può puntare a posizioni molto più alte, ma l'acquisto migliore credo che Ruggero l'ha fatto quest'estate quando ha deciso di prenderti dall'Inter, avevi fatto solo un'apparizione, però ha preso te e Nicola Donato. Diciamo che ha fatto un acquisto, il miglior acquisto dell'estate. Adesso ha preso William Capano, Buglione, però forse il miglior acquisto l'ha fatto lì in estate. No,
vabbè, io ti ringrazio, penso che siano il nostro valore aggiunto sia proprio il gruppo, la squadra, non esistono i singoli, non esistono le prestazioni individuali. Comunque, ritornando al discorso dell'Everton, credo che la nostra squadra abbia semplicemente un obiettivo, quello di fare bene, perché è il nostro primo anno. E quindi l'unico obiettivo è quello di posizionarci bene in classifica e poi chissà, vedremo più avanti come andranno le cose. Una parola su Manzi, che settimana ci ha detto abbandonato la vostra maglia, decisione del presidente, decisione sua? No, più che altro è stata una sua volontà, perché con i nuovi acquisti, Guglione, Cavano, anche inizialmente stava trovando forse poco spazio, quindi noi siamo comunque soddisfatti di quello che ha fatto nelle prime partite e gli auguriamo successi con la Roma. Va bene, la concediamo. Ciao, grazie. Ci vediamo fra poco. Buonasera, benvenuti al Maracanã. È appena finita l'Olympic Marsiglia, Trabzonspor, partita storica del trofeo Jack. È finita con un grandissimo pareggio fino alla fine. È stata una sfida emozionante. Migliore in campo per la prima volta di quest'anno, finalmente una prestazione degna di un ovvio risco capocannoniere di due anni fa del trofeo Jack. Scarpetta d'oro, quello che ha segnato più reti nel trofeo Jack, finalmente arriva una prestazione degna di lui, degna del numero 9 dell'Olympic Marsiglia. Come mai questo ritardo o no? Un po' la condizione, un po' perché siamo sempre in 5, quindi abbiamo Giuseppe Esposito, ormai sta andando in pensione. Anche del 9:30 ormai è un uomo finito. Sì, no, vabbè. Ha fatto perdere anche il classico. È sempre il migliore over 30 che è il trofeo Jack. Questo Olimpico Partito, come dicevi, viene sempre in 5 contatti. Possiamo vederla finalmente ritrovare i passi di un tempo? Se viene un po' con gli uomini giusti. Dobbiamo aspettare i recuperi di Bifulco Mauro, Bartolomeo Perna. Nicola Bifulco, come non è venuto, ci ha deliziato la volta scorsa con delle prodezze. Ha avuto un impegno lavorativo, quindi non è potuto venire, quindi la prossima volta ci sarà. Una tripletta, un gol spettacolare, mi hanno detto, non ho avuto l'onore di vederlo, lo vedremo in settimana sicuramente negli highlights. Finalmente l'Onofrio di un tempo sta tornando. Speriamo bene. Va bene, ti concediamo, grazie, alla prossima Onofrio. Tra poco Everton Tottenham. Everton Tottenham.